Ah, finalmente Roma Food Tour. Dopo 3 mesi in giro per l'Italia, siamo qui nella capitale, da dove tutto è partito e da dove l'estate finirà, per farci sto Roma Food Tour. Che se magna de buono a Roma, de buono a Roma, la madre della matriciana, la carbonara. E quindi le dovevamo mangiare, le dovevamo provare per forza. Dove proviamo la miglior carbonara, la migliore matriciana. Se stai a perdere. Se stai a perdere stai a fan casina. La carbonara, la matriciana. Beh, scusa, la carbonara romano, a Roma. Il romano, la carbonara amatriciana si fa a casa, sono piatti della tradizione. Beh, scusa, voi ancora che Trastevere, dai, se mangiamo una carbonara. Ma che cazzo stai a dire? Nella parte Roma, più dai. Turistica devo mangiare la carbonara buona. No, ma che è ancora con questa storia mainstream da food bloggari del cazzo che è andata a cercare la carbonara amatriciana in giro per i ristoranti. Dai, no, carbonara. Ma non mi far sentire. Ma dai che te mangi Roma. Quelle carbonare con quel guazzetto schifoso. Ma che è stata di la carbonara, la matriciana, la gricia, la cacio e pepe in giro per Roma non si mangiano bene, allora. Ma è rarissimo e sicuramente non stanno qua a termine, non stanno quando il turista come no, esce dalla stazione. Sì, c'è il Mac, quello là davanti alla stazione. Certo, guarda che bello. Ma tu mi sa che ti sei proprio fottuto il cervello. Lì dentro no, esci con la pelliccia, esci col perizoma, come dice Cicalone. Guardate, ben crispi qua. Ma quali crispi? Ma qua, che stai a dire? Sta appena arrivato a Roma. Primo punto. Basta andare a cercare i carbonare buone in giro per Roma. Il romano sa la magna a casa, quindi al ristorante non la sanno fa. Ma soprattutto è un piatto che per troppa gente un po' veni buono. Secondo punto, ma poi andare al McDonald's che stai a Roma? Beh, per forza, guarda, è comodo, sta qua davanti. Terzo punto, io partecipo solo a sto video se paghi tutto te, i proventi del video mi dai a me e poi mi sa che metti più pure la password del canale, ma chi te sei in cola, oh, mi più tutto. Cioè adesso tu, no? Che sei di Roma, sei burino. Scendi da Termini col treno, dove vai a mangiare secondo te? Vabbè, allora, se no al Mac c'è sta pizza a taglio, vedi, c'è sta scritto pizza a taglio qua. Io mi sa che ti ammazza prima della fine del video. L'unico posto dove non prendi sole, mangi bene perché e trovi di tutto è il mercato centrale. Tu non sai dell'esistenza del mercato centrale dei Termini. Mercato centrale. E mercato che è centrale, cosa? C'è sta tutto, dai gelati al sushi, c'è sta Bonci, c'è sta il trapizzino. Andiamo a mangiare il trapizzino. Mazza tante cose si scoprono. Mercato centrale sta qua, esci, prendi la strada laterale, no via Marziale perché te levano tutto, quest'altra che è via Giolitti, non è economico. Quindi prepara il portafoglio. C'è anche da dire, è una zona comoda. Non l'avrebbero speso meglio con quei sordi, quindi tanto vale. Anche perché se no pia la sola. Via, entra, dai, entriamo. Fai le vergogne. Via, via, via. Vedi, qua ci stanno dei cannoli siciliani e gelati, questo è il banco. Pensavo, ci sta poco di tutto. Questo è il banco di. Ma che l'hanno, ma l'hanno piazzato mo un mese fa sto coso? No, prima no, ci stava. È stato un botto. Questo no, è ma che il banco delle specialità siciliane, i cannoli e le cassatine. Ciao caro. La cioè uno potrebbe fare un food tour qua dentro. Qua puoi fare un food tour tranquillamente tutto qua dentro. Guarda, lì c'è sta la carne. Te la prendi, te la cuociono sulla griglia e ti siedi. C'è sta il salumiere lì. Mazza, oh. Uno quindi via Termini, da nessuna parte, viene qua, c'ha tutto. C'è la pizza tonda dei quintini laggiù, c'è il trapizzino che mo sono andiamo a mangiare, c'è i cornetti salati, c'è i fritti, c'è state tutto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buon lavoro. Pollo, le patate, guarda, le avete di pollo, guarda. Beh, questo dovevo mandare. Con la cacciatora, quel pettazzugo. Questa è la roba, è la tradizione romana messa dentro un cono di pizza fatto. Ma questo voi, di Stefano Callegari, no? La pizzina è Stefano Callegari, sì, certo. Quindi, di tutto e di più c'è stata. Tutta una serie di cucina romanesca appunto messa dentro a sto cono di pizza bianca. Perché trapizzino? Addirittura il nome trapizzino glielo diede un'amica mia, perché praticamente Stefano, quando chiudeva la pizzeria da sforno a Cinecittà, veniva a bere a Nenoteca che c'avevo insieme a un paio d'amici, cioè, a Laurentina. Lui veniva alla beve e faceva proprio, ma io mi sono inventato sto cono di pizza bianca, ma come lo chiamo? E questa amica mia ha detto, vabbè, è a forma di tramezzino. È una pizza, è a forma di tramezzino, chiamalo trapizzino. E da lì è rimasto il nome associato. Quindi vuoi pollo alla cacciatora? Ma la levato cacciatora. Dalle mani, quindi certo. Io mi mangio la coda da vaccinare. Certo, tanto non sei smezzamo, siamo un morso ciascuno. Dai, te lo lascio, dai. Io tanto quello poi lo conosco benissimo. Pollo alla cacciatora e coda alla vaccinata. Guarda che bello, il trapizzino. Per seta, c'è una bella carota, faccia, guarda. Una bella faccetta. Capito. Queste sono le classiche cose che non ti metti a commentare. Guarda che buono, è fantastico. Qua stiamo a parlare di... Stai mangiando in silenzio. Esatto. Che so sospiri.
qualche cosa che ti opposi di qua lì. Poi cotte bene. Perché è buona la pizza? Perché la pizza è una pizza, è una signora la pizza. Con la giusta mollica che serve per tenerli dentro. Esatto. Bello comodo, farcito di Cristo, perché e comunque tanto, è una cosa importante. E il cucinato che sta dentro, non mi spiego. Ecco, io una cosa che non mi spiego del trapezzino, che è diventato mainstream. Adesso sì, a voglia. E da food bloggari come te. Quale io sono? Assolutamente. Io dinanzi a ciò non posso obiettare. Non mi spiego come facciano, perché sono cioè veramente devono preparare tanta roba, tanto certo, cucinato. Infatti sì, come possa essere così di qualità, devono così buono. Devono fare vasche. E vasche di polla cacciatora. Il problema è che quando fai le vasche, quando tu cucini per in grosse quantità, viene sempre è difficile la qualità. Io da food bloggaro quale sono, io con la vaccina bloggari maledetti, io la prima volta che me la mangio una roba del genere, capito? Ma davvero? È certo, cioè tu non, ma la coda la vaccinara? Sì, non, quindi tu la prima nella volta tua vita non ti sei mai mangiato la coda vaccinara? Non mi sono mai mangiato la coda vaccinara, ma chi me cioè una vita proprio presa e buttata. Io ho la fortuna che sperimento coi video, capito? No, te chiamo, me faccio, oh, Franchi, guarda, mi domani una cosetta buona, me fai capire. Però questa cosa è un problema secondo me, perché veramente fra 10 anni non ci sarà più nessuno che sa cucinare da vaccinare. Ci mettiamo qui e diciamo, oh regà, damogli un bustino di notorietà. Tu adesso flescerai male, se non ti sei mai mangiato la coda vaccinara, tu adesso flescerai male. Tu adesso non potrai vivere senza coda vaccinata. Qua. Follia. Madre. Raccomandi ai ventenni come te di mangiarsi la coda vaccinata? Ma pure a colazione, a cena, a pranzo, di Cristo. C'è sta le verdurine, la carne, tutto. Di che è composto? Cioè è la coda, e quindi la coda è tutta ovviamente tagliata a pezzi, poi ovviamente questa è dissossata, gli si leva l'osso centrale e si sfilaccia la carne ovviamente. Però è una cosa simile, fatta col sugo, fai il soffritto di sedano, cipolla e carota, fai il classico soffritto. Però è una roba simile, comunque non mi ci sono allontanato da provare alcune cose del genere, perché comunque la verdura, no? Sono cose non incognite per me. Cioè, se può sembrare strano, però vi giuro, io perché ho fatto il gamer da piccolo, quindi. Ma infatti tu mi stavi simpatico perché facevi il gamer, poi mo ti accompagno in questo tuo tour de food, però se devi mangiare più coda vaccinare, frate, dai. Devi così divento giga chad. No, invece no, perché questa divento è roba fortissimo buona, questa vaccinare. È roba salutare, no? Dai un cazzo di voto dai un cazzo di voto a sta coda vaccinata. La coda vaccinata un bel 7.5 io do solo. Allora dai, io fanculo, mangio il pollo alla cacciatora, oh. Un bel pollo da 8. No, questo è il pollo alla cacciatora 8. 8 pieno. Fanculo. Franchino alle prese con una gamma che non si vede l'inquadratura. De necessità virtù. Abbiamo iniziato da Cristo. Come continuiamo? Piuttosto che mo avremo memato, però piuttosto che veramente buttassi dentro al ristorante e mangiassi una cazzo di carbonara, che se veramente me lo dicevi prima, mi preparavo, andavo a fare spesa, la carbonara te la facevo a casa. Dobbiamo fare la carbonara? Ah regà, 15.000 like carbonara a casa di Franchino. Vai. Poi te la faccio pure una io a te, fammi no, uno. Lascia uno. Perdere, la faccio. Dai. Io e basta, stiamo a posto così. Se secondo me, se ti vuoi fare un po' di tradizione, stai a parlare con quello che se va a mangiare la pizza a taglio, quindi io ti direi sicuramente in supplì te lo devi mangiare. Allora, i supplì io sono grande fan, su questo posso dire. Supplì, io sono supplì d'accordo buono con te sulla panatura, che è bella, mi piace grossolana. La panatura fa tu, certo, devi scrocchiare. Fa tanto, quindi su quello sono d'accordo con te. Supplì invece da piccolo me ne sono mangiato, certo. Allora, mo cerchiamo di andarsi a mangiare. Non ho fatto il sommelier del supplì. Un posto facilmente raggiungibile. Secondo me te dovresti buttare un attimo dentro un forno. Forni? Ma io da piccolo pure, davanti a scuola, pieno dei forni. Butti un attimo dentro un forno, ti fai un po' di dolce salato nel forno, poi magari finiamo con un pezzo di pizza a taglio. Cioè, street food come questo, veloce, che costa easy. Poco e che te mangi di tutto. E che li merita, costa poco e li merita tutti, dal primo all'ultimo centesimo. Li merita, sì. E beh, qui che dobbiamo fare? Qua c'è sta Re di Roma Pizza, dove se piamo un supplì, mio caro Alessandro. Oh. E adesso ti spiego anche supplì, cosa. Bello. Il supplì che sai fa Roma Futura, non ti mangi il supplì. Tra i supplì più buoni di Roma da podio ci sta il mitico Venanzio a Trastevere, a via di San Francesco a Riva. Oh. E leggenda narra, che leggenda non è, in teoria è la verità, che chi fa i supplì per Re di Roma e Venanzio è la stessa persona.
Ah, quindi cioè, li distribuisce a tutte e due. I supplì di Venanzio sono gli stessi supplì di Re di Roma e viceversa. Sono gli stessi. Ora, così pare, perché io che mi mangio questi e che mi mangio quelli di Venanzio, dove oggi non siamo andati a Trastevere, non perché sta diventando mainstream pure lui. Adesso a quest'ora è tardi, li avrà magari finiti. Uh-huh. Il discorso è che io ho mangiato tutti e due, non so perché, regà, la cottura, l'olio, non so che dibbe, però per quanto mi riguarda, nonostante in teoria siano gli stessi, quello di Venanzio per me è più buono. Non lo so, allora infatti venite qua e mangiatevelo. Andate da Venanzio a San Francesco Riva e magnate, però tu non c'è il confronto, ti dovresti poi andare a mangiare con Venanzio. E ditemi voi cosa ne pensate, perché sono gli stessi, però quello di Venanzio è un po' più buono. Vabbè, andiamo a mangiare, dai, che c'ho fame. Re di Roma, pizza. Supplì, quindi, dai. Ho preso un paio di supplì classici, erano tutti belli con la loro forma, tutti quanti comunque carini, diversi. Ma la spaccata, aspetta, me nascondo. Ah, ci sono andati generosi comunque. Sì, certo, c'è un po' d'acquetta dentro, vedi, guarda. Io spacco il mio, vediamo un po' com'è la situa qua. Questo è un sugo a ragù. Vedi. Allora, questa, vedi, c'è la panatura tra mezzo e mezzo, comunque non è quella super non granulosa. Non è la panatura che io prediligo. Però vedi, questo c'ha ragù. Questo c'ha la panatura più spessa. Però vedi che c'ha la carne, c'ha comunque, cioè questo è un sugo a ragù proprio, come classico supplì, eccetera. Alcuni supplì li vediamo col sugo e basta, no? Oh. Mm. Ma escono degli ottimi supplì anche col sugo normale, non deve essere per forza di carne. Solo però che è un sugo che mi devi far cuoce, è un sugo dove ci devi mettere un po' di concentrato, che invece per risparmiare non mettono. Mettono passata. Quindi, niente, che devi dire? Ma poi il fatto che sia con la carne, cioè col ragù proprio fatto apposta, dà un po' più personalità rispetto ai supplì magari fatti col sugo normale, perché comunque sono sempre i classici, ma alcuni magari ci trovi il ragù, dici cazzarola, oh. Guarda che il supplì classico è fatto per antonomasia, no, con le rigaglie di pollo. Il supplì della tradizione è il sugo con le rigaglie di pollo. E infatti, se tu vai da Supplizio, al centro, a via dei Banchi Vecchi, dai Banchi Nuovi, non mi ricordo, il supplì con le rigaglie di pollo lo chiama supplì classico. Oh. E invece il supplì normale, non mi ricordo se lo chiama supplì semplice o supplì al sugo, mi ricordo. Mamma mia. Però il supplì classico è quello con le rigaglie di pollo. Sei soddisfatto? Minchia, sì. Oh, ci avessi avuto la panatura bella, quella che ci piace in comune, perché ho scoperto sta cosa. De Cristo, andava, supplì proprio De Cristo. Dentro fanno un bel sugo, o fanno proprio buono. Si sente con bel carisma. De Cristo, ci sta. Adesso è filato un po' di più, la mozzarella un po' più asciutta e filante dal caldo. Sì, non c'erano esatto, difetti. Cioè ci voleva un po' più di telefono. Un po' di più, perché anche, capito, io lo chiamo per lo show, no, tra virgolette, la situazione. Però così. Un ottimo supplì. Quindi adesso non ci resta. Quindi supplì a Re di Roma qua. Metro Re di Roma. Metro a Re di Roma. Quindi da Termini puoi direttamente prendere a metro, scendere a Re di Roma e fate il supplì facile, facile, facile. Adesso dobbiamo andare a Portuense al forno. Voglio portare un forno a Portuense dove invece non c'è metro, non c'è un cazzo. Però il forno te ce porto, perché secondo me l'entrata in forno te la devi fare. Quanta roba, regà. Oh, ma quante ne sa questo qua? Dovrebbe aprire un canale YouTube, secondo me. Mio caro Alessandro, dimmi tutto. Ti voglio portare in questo forno. Ma perché ti voglio portare in questo forno? Perché non è andato mainstream come per esempio quello che ho fatto Albanesi. Ma questo qua, che sta nella puntata di Albanesi, che poi si è praticamente preso tutto, ha fatto all-in. Oh, ma io comunque io l'ho dato scontato, perché non l'ho detto, non l'ho comunicato, eccetera. Ma per quelli che dormono sotto un sasso, si saranno resi conto che anche lui fa video di Cristo in forma, fa cose bello, eccetera. Beh, no, certo, sicuramente ovvio, su Roma copre bello, quindi conosce, se non lo conoscete, io ho dato per scontato che comunque sareste andato a vederlo, però nel dubbio lo dico. Tra Franchino una cosa e l'altra, criminale. Franchino il criminale, in descrizione, nelle schede, dove pare, in giro, eccetera. Poi se vi va, oppure se venite da lui, magari se vi piacciono i video miei, iscrivetevi, eccetera, eccetera. Momento spam finito. È stato la prima puntata che facevo ed è stato il primo forno. Perché primo è stato il primo forno? Perché ho abitato 5 anni qua vicino e veniva a sto forno. Lì? A là? No, quello è ospedale, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Quello è l'ex. Quello è il vecchio Forlanini, che mo stanno ristrutturando, insomma, manco che ci vanno fa. E abitavo qua vicino per 5 anni, venivo ovviamente qua in questo forno, quindi l'ho fatto proprio per primo, mi è venuto spontaneo così. Ed ho preso una toppa clamorosa, ecco perché ti voglio portare qua. Perché ho preso proprio una di quelle toppe clamorose, essendo il primo video non avevo paragoni, non avevo termini di paragone, non sapevo come fare. Quindi come voto a questo forno di Cristo, diciamo che sto facendo con te una redenzione, gli diedi 7 e mezzo, che per carità è un buon voto, però... Questo qua è da 8 e mezzo 9.
è un forno di Cristo, che poi andando avanti col format, scoprendo gli altri forni e tutto quanto, mi sono reso conto di quanto potesse essere basso il voto che diedi a... Quindi gli famo un tributo per ridargli forza. Questo è un forno da 8,5-9. E se proprio... questo è un forno da 8,5-9, allora io qua mi si rigirano l'occhio per lo standard al quale sono abituato, loro lo sanno. Ti si rigirano l'occhio veri, il forno è questo qua, si chiama Pane e Pazienza. Siamo proprio su via Portuense, il Civica, il 429. Io ti consiglio di non prendere la pizza, più che altro perché dopo andiamo a mangiare la pizza a taglio. Ah, se mangiamo. Quindi caprere a fare la pizza alla pala del forno. È un'altra cosa, è un altro prodotto. Però la pizza evita. Prendi magari sicuramente pizzette sfoglia che c'hanno buone. Mamma mia, la pizzetta. Le pizzette sfoglia, se ce l'hanno, so di Cristo. Ma soprattutto, guardati che cazzo di comparto dolci hanno questi qua dentro. Mamma secondo mia. Me fanno le ciabatte romane, che è tipico di Roma. Quindi ciabatta, pizzette. Beh, vedi se c'è vediamo dolci, robe, così un cornetto, dai. Ma vedi se c'è anche di salato, c'è un'altra cosa che ti ispira. Dai, raga, andiamo dentro e vediamo che c'è sta. Ho preso un bustone. Un bustone di roba ho preso. Mi hai detto guarda quanta roba carina c'è sta là dentro. Ho detto me dai un po' di quello. Però c'è sta pure quello. Che faccio, nuovo io? Quello e quell'altro. Ho preso una novità. Quanto hai speso? 10,50 euro. Con le due acque, però. Ho preso due acque. Allora, tocca. Le due acque sono... No, infatti, 8,50 euro. Devo dire, questo è grossino. Sì, è spezzato. Ho visto, ho detto... Oh, la pizza è la scrocchiarella, quella... La scrocchia romana. Sì, esatto. Spaccata. Questa qua, questo ho visto, ho detto... Mazzo, uno snecchino carino. Altro mi fa un po' di questo, mi fa un po' di questo, quasi. Se le mangi un secchiello. Questo è uno snack della Madonna. È giusto che ci sia sugo un po' più asciutto, è proprio giusto, sì, così deve essere. La scrocca, non è come la pizzetta. Ben cotto, quasi andante verso il bruciato. Però quelle bianche. Ah sì, le bianche e le rosse. Bianche, e la rossa sfoglia. Un po' focacciose so. Sì, questa non è quella. Perché anch'io, a me piacciono gli snack proprio da chips quasi, no? Basta sfruttare. Bianchiccia? Questa ha fatto un po' crudeltà. Capito? Ormai mi sto diventando informato. Poco su. Io l'ho preso perché l'ho preso nel dubbio, però. Questo che tu vedi sotto, appena sotto al pomodoro, no? No. Il crudo è quando tu lo vedi nell'impasto che rimane un po' bianco, okay. Così. Questo è proprio il rilascio del pomodoro della cottura. Non questo sbagliato. Qua sotto? Questo è quello ancora sotto è leggermente crudo, dai. Questo qui, vabbè, purtroppo. Però quello ancora sotto, non lo strato appena sotto al pomodoro. No, quello sotto bianco, che no. Sembra lattiginoso. Quello no, quello è buono. Questa mi è deluso. Fritto, che è? È filetto di baccalà. Sì, aspetta, me la spongo. Infatti ho detto, ma che è sta roba? Perché io me lo ricordo un pochetto più grosso. Ce la faccio. Molto morbidoso perché c'ha tanta pastella. Però guarda dentro il filettone, com'è. Come al solito, se guardano prima loro. Pure questo Beh, non è l'abbia approfondito chissà quanto in gioventù, perché ovviamente è una cosa poi cercata da me, dove sto io. Senti, il baccalà è preciso, non è salato. Oh, a me piace un botto. Questo è un un hangar, l'hanno parcheggiato in un hangar. Quello è di Cristo, bravo. Questo è un ciabattone alla marmellata. L'ho preso perché ho detto spacca io, vai. Orizzontale, pezzo di loro, vai. Mamma mia, porca troia, si è distrutto. Tieni. Stavo a dire, l'ho preso alla marmellata perché mi sono detto alla crema al cioccolato, no, troppo. Diceva troppo, era il core. Era proprio a livello supremo. Poi senti che marmellata ci hanno messo dentro. Mamma mia. La senti la frolla com'è? Mamma mia, sta cazzo di sfoglia. La senti quanto cazzo è buona. Questo è proprio top level. Questa sì. È una roba che ti fa sentire in colpa. Perché tu devi mangiare senza accorgerti, finisci una defilata. Questo lo mangi tutto, guarda come è ben cotto. Guarda la crosticina dello zucchero. È perfetto, si vede proprio là, come è stato unito, come tutto è, come i panzerotti. Quando sono fatti i panzerotti si vedono proprio. I ciabattoni di questo forno valgono il viaggio. Ma abito a Monte Mario. Mangi e poi ci dici. Ma una cosa. Il concept che stiamo costruendo è... Ma io sono un turista italiano, perché poi chissà, ci metti sotto dei titoli, magari tedeschi forse potrebbe anche essere internazionale, ma uno che viene dal Trentino, dal nord, che insomma, diciamo che da Roma in giù, cibo, devo dire, niente male, Se quindi, se io arrivo da Milano, dal Friuli, da cose, eccetera, arrivo qui, io esco da Termini,
da Tiburtina, Termini, eccetera, eccetera. Che mi ritrovo? Mi ritrovo al mercato centrale di Vero, col trapezzino, con Bonci, con le cose, con rosticceria, polli, tutto, di tutto e di più, supplì, eccetera. Mi trovo il supplì a Re de Roma, mi trovo qua i ciabattoni, eccetera, cioè, ce trovo di tutto e di più. Questa è una hit vera. Però tutte queste robe, ma che cazzo le scoprivo se non c'è stava Franchino che portava la notorietà di queste cazzatine qua, che rimangono nel loro nido con clienti di zona. Ma sono i clienti di zona che mi seguono che mi dicono, oh, guarda che qua sotto casa mia. Quindi finalmente di Cristo. Cioè io alla fine ci metto solo la faccia. Capito? Io un mi po' come limito. Me, cioè io pure vado a Palermo, a Catania, vado in Sicilia, eccetera. L'unica cosa che appunto ho fatto di mio quando sono andato a Monterotondo, che uscirà tra, non so, qualche giorno il video, dove abito io, un paesino in provincia, dove ci andavo sin da piccolo e tutto quanto, e dico quindi, ah, carino, lì si mangia bene, qui si mangia bene, eccetera, eccetera. Quindi nell'effettivo finalmente spero, che secondo me è figo, però ma stiamo ridando notorietà delle robe che stavano andando dimenticate col mainstream del food. Di solito non ne finisco, ma a sto giro, raga, mi tocca finirlo perché colpa sua. Quando mi viene a dire, ah, mettiti a dieta, eccetera. Poi mo ti faccio fa sto sali e scendi, salato, dolce, e mo se andiamo a rimangiare salato. Oh, ma hai portato in mezzo al deserto, mezzo al niente. Ma quale in mezzo al che deserto? È? Lì c'è sta la stazione della metropolitana B in Monti Tiburtini. Ah? Esci dalla metro, sali le scalette, pizzeria Boccione, via dei Monti Tiburtini 536. Ma sta mezzo a niente, c'è sta sto ben di Dio. Da Termini, metro B, te fai so qualche fermata, niente di che, e sei arrivato. Figato. 6-7 fermate, non mi ricordo. Allora, semiamo un po' di pizza. Senti, senti come trema sotto che passa la metro, Siamo, siamo arrivati, dai. Te mangi sto pezzetto di pizza dai, io direi che oggi fame. Stai a posto. Basta, no? Non ho fame, però. Se vuoi ti porta a mangiare una frittolina di pesce. Famo un'altra volta. No, famo un'altra volta. Un'altra volta. Insomma, questa, eccoci qua. Mio caro Ale, è una signora pizza. Una signora pizza? Ho visto, non c'era. Allora, non c'era molta roba. Sarà l'orario. Perché so, ai 4 del pomeriggio, 5 del pomeriggio. Però, guarda un po', abbiamo preso una margherita. Si sente già sotto quant'è croccante. La margherita e una con le patate che... Guarda quanto cazzo sono belle le patate. Mamma mia. Per questo, poi vabbè, ho preso lo spaghetto fritto qui e un po' di polpette qua. Polpette di manzo. Per tutta sta roba ho speso 6 euro. Preso, considera queste qua che sono extra competizione, diciamo. Però... Polpette di manzo, signore, polpette. 6 euro è una media di 1 euro l'uno. Un gran bel trito qua. Bello aromatizzato. Sì. Andiamo con questo che finiamo con la pizza in bellezza. Yeah. Coi piselli. Sembra bello, bello carino, eh. Vedi, queste sono robette che non è che mi mangio quotidianamente, quindi. La panatura, tanta roba, giusto non mi fa impazzirsi le combinazioni, eccetera, perché poi gusti personali comunque. Questo è proprio un gusto personale perché è buono. È buono. È buono. Allora, oggettivamente è fatto bene tutto quanto perché comunque si regge tutto. Proprio insieme la cremetta, consistenza degli spaghetti con i piselli e tutto dentro il fritto non mi fa impazzire a me, ma ci sta. E qui ci abbiamo delle signore pizze con le patate. Oppa proprio. Bella consistenza croccante, spero più croccante sotto, però fa più croccare. Tra le 5 del pomeriggio, questa sì. Pizza è stata al pranzo, anzi, troppo retto, è buonissima, infatti senti l'impasto. Te mangi un pezzo di pizza, la pizza a taglio che fra 2 ore chiude e senti che è buona, significa proprio che è una pizza eccezionale. Anche perché non è che è molla sotto, è croccante, semplicemente comunque tutto il resto si è leggermente ammorbidito, ma si sente comunque la croccantezza. Però io mi tengo leggero. Anzi, se non lo so, vuoi finire? Se ne sono proprio leggeri. Però i tranci sono più grossi comunque. Quindi, questa qui anche classica, vabbè, mo si vede proprio dalla mozzarella l'orario che ha comunque. Vedete che la mozzarella si è adagiata molto comoda, ecco, si è messa comoda sul pomodoro. Non ci ha proprio fatto l'amore. Questa è una pizza eccezionale. Il sugo da proprio sull'impatto dei denti lo capisci già il sugo. Trovo buono, trovo un bel pomodoro, un impasto di qualità. Impasto bello e ha retto comunque la croccantezza. Certe pizze proprio te le mangi perché è un piacere. Non te l'ha scaldata? No, non è andata così, eh. Manco te l'ha chiesto? No. Quando la pizza è fredda, la pizza è buona e si è mantenuta. Non si deve scaldare. Quando la pizza è buona, è buona, non scaldata. Se è buona.
è buono. Mentalità anche da provincia questa. Ma tu due fazzoletti e scordi sempre il piaglia. Vai far food blogger e non pi fazzoletti dentro i posti. Ma santa pazienza, pare sembra che non mangi in giro. Vabbè, ma mica faccio il cameriere, ma dai. Ma che bordini! Io mi siedo lì tutto bello, acchittato. Ma perché tu te fermi di più perché fa il signore? È il classico food blogger che si siede dentro imparando. I posti. Dai, su, avete cagato il cazzo, dai. Mangiate la roba, mangiate lo street food, mangiate che mani per i fazzoletti. Scusa, mi fai sedere, ma chi te qua le luci? Capito, ti posso fare riprese. Che pure chi ne fa, poi pare una marchetta. Perché se tu stai lì che ti sei messo d'accordo, eccetera, pure che quello non ti sta da una lira, ma te vuoi portare a quel posto e quindi comunque ci fai il video. Impostato in quella maniera, pare una marchetta. Tanto vale che mi dai soldi. Allora tanto vale infatti che uno la fa, certo. Poi va lì e chiedi, fa scusa, guarda, ho mangiato, ho fatto il video e mi dà due piotte. Cos'è vaffanculo che pia? Cancella i clip a posto come nuovo. Ho mangiato gratis, me ne sono dato. Ma che mangia gratis? No, se paga. Quando bisogna fare video, se oggi, paga. Oggi quanto hai speso? Mi sa che 30-40 euro ti sono partiti. Vediamo quanto mi è rimasto il portafoglio, perché mi ricordo sono uscito. Al mercato centrale hai cambiato mezza fella. Sono uscito con 30 no, euro 40... solo? Sai che boh? Vabbè, 30 euro l'ha detto speso, bene. Sì. Vabbè abbiamo fatto 4 posti, no? E lì sì, due supplì. Sì, allora sì. Ahi, sto, finalmente ho risparmiato un po'. Di solito caccio le piotte intere. Quindi praticamente adesso io ti ho fatto fare il video dove ci guadagni e hai speso anzi, tipo manco 30 euro. Vabbè, dammi in ventina e stiamo a posto così, dai. Te do pure la mancia, dai. No, so, dai, 20 mancia, del video. 20 del che video. Che ti sto a far svoltare. E 20 alla benzina che ho messo. A benzina? A mancia, ti. E la mancia? La mancia. E un euro di mancia. Butti via. Ah, raga, mi è costato troppo sto video. Mettete like, iscrivetevi, commentate. Team food bloggaro, team franchino. Che adesso, chi fa food blogging? Piano piano, capito? Si avvicina al lato oscuro, no? Come me, capito? Al mio, venite! Venite dalla parte giusta, venite! Iscrivetevi su entrambi i canali o disiscrivetevi da entrambi i canali, a seconda dei punti di vista. Disiscrivetevi da entrambi i canali. Da tutti e due i canali. Non ci seguite e mangiate per pistacchio. Bella! Ciao!